ma soprattutto è la certezza di Cristo Gesù nelle nostre vite. Amen. E oggi voglio condividere con la Chiesa quello che il Signore ha messo nel mio cuore. E parleremo, dalla parola di Dio vedremo una cosa molto importante. È tutto importante quello che è scritto nella parola di Dio. Ma noi sappiamo che ci sono cose che hanno bisogno di essere raccontate o di essere confermate, di essere riascoltate, cose che vanno dette più spesso, perché molte volte si perde, vero, la direzione di quello che noi siamo, di quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, no? E noi molte volte ci perdiamo dietro alle circostanze della vita, perdendo veramente l'obiettivo che Dio ha messo nel nostro cuore. La cosa molto importante, che determina tutta la nostra vita è che noi dobbiamo imparare, dobbiamo sapere che siamo stati liberati. Amen? Dobbiamo vivere non più come vivevamo una volta, attraverso il peccato, attraverso una vita difficile, ma noi siamo stati riscattati, vero? Dice la parola, io vi ho riscattati con il mio prezioso sangue, ha detto Gesù. E voi non siete più gli stessi, perché la vostra vita è nelle mie mani. Perché è una scelta? Perché è una scelta quella di vivere nella piena libertà. Oggi la libertà è fare quello che si vuole. Oggi la libertà è la democrazia, che è una cosa ottima, buona, perché sappiamo che ci sono molti paesi che non hanno libertà. Non hanno libertà di parola, non hanno libertà di stampa, non hanno libertà di poter vivere una vita come vorrebbero, ma sono costretti dalle leggi e dalle burocrazie a vivere senza libertà. Ma noi dobbiamo ringraziare il Signore perché noi viviamo in una nazione dove c'è tanta libertà e molte volte di tutta questa libertà non ne facciamo buon uso, ma molte volte questa libertà serve per trasgressione, per trasgredire. E allora noi diciamo, ma noi viviamo in un paese democratico, in un paese libero, perciò faccio tutto quello che mi pare. E questo è buono fino a un certo punto, ma molte volte dobbiamo capire se è quella la libertà che noi abbiamo bisogno, se è quella la libertà di cui un uomo, un essere umano ha bisogno. Io credo che la libertà che io ho questa sera vorrei condividere è una libertà che non viene da una legge, da una politica, non viene da una decisione presa da una nazione, ma è una libertà stabilita in cielo. È una libertà che Dio ha stabilito prima che creasse ogni cosa, affinché chiunque creda in Lui viva da uomo libero. Amen? Amen? È questo quello che ci racconta la parola di Dio. Io vi ho fatto liberi, io vi ho fatti liberi. Perché? Eravamo schiavi? Ah beh, no, io non ero schiavo. Io non vivevo in un paese dove c'è la schiavitù. Io non vivo in un paese dove c'è l'oppressione. Io vivo in un paese libero e democratico. Io vivo in un paese dove c'è molto. Ma non è quella la libertà che io ho ricevuto. Quella è una libertà che mi hanno dato. Mi hanno dato attraverso una legge, ma la mia libertà che io vivo oggi è quella libertà che ho cercato per tanto tempo, è una libertà che non avevo e per cui il peccato che c'era dentro di me mi condannava ad essere, ad apparire, nel vivere una libertà non vera, non fondata sulla vera libertà, ma fondata su una libertà personale. Su una libertà che non è quella che noi conosciamo oggi. Perché? Perché la nostra vita è cambiata. E questa è la libertà. Questa libertà non ce l'ha potuta dare nessuno. Non potevamo pagare per avere questa libertà. Non potevamo fare niente per ricevere la libertà che noi abbiamo ottenuto. Ma solo una persona, un solo nome. Un solo nome c'è per cui noi possiamo avere libertà. E questo nome lo conosciamo perché lo abbiamo fatto nostro ed è la nostra vita. Questo nome è Gesù Cristo. E la parola dice,
colui che il figlio libera è veramente libero. Colui che il figlio libera è veramente libero. Allora abbiamo bisogno di qualcosa per renderci conto di essere liberi e non liberi per parola, ma liberi veramente per quello che Gesù ha fatto nella nostra vita. Amen. Noi siamo eravamo persone legate, eravamo persone che erano condannate. C'era una condanna, come c'è una condanna su tutti quelli che non sono in Cristo. Perché nella parola di Dio in Romani 8:1 è scritto che non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Non c'è nessuna condanna, perché questa condanna l'ha tolta Cristo. Noi siamo liberi da ogni tipo di condanna, perché Gesù ci ha liberati da questa condanna. Ma attraverso il suo sacrificio, noi oggi riceviamo libertà. Attraverso il sacrificio della croce, noi oggi otteniamo questa piena libertà. E possiamo dire apertamente, possiamo dire con tutto il nostro cuore, io oggi sono un uomo o una donna libera in Cristo Gesù. Perché colui che mi condannava è stato condannato. Colui che mi accusava è stato distrutto. Colui che mi diceva cose non vere, il padre della menzogna, Satana è stato sconfitto, perché Gesù Cristo ci ha dato vita. In Giovanni 10:10 è scritto: Lui è venuto per darci vita e vita in abbondanza, vita eterna, vita continua. La mia libertà, la mia vera libertà, è iniziata quando Gesù Cristo è venuto nella mia vita. E da quel giorno, e sono passati 24 anni, io cammino in libertà, sapendo da dove vengo e come dice la parola, perché la parola mi ha insegnato dove sto andando. E nessuno mi può dire altro, nessuno mi può dire il contrario, perché io so che la verità mi ha fatto libero. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È quello che è successo nella mia vita e nella vostra vita e nella vita di tutti coloro che ricevono la verità di Cristo, accettano la verità di Cristo, fanno un passo di fede, loro ricevono questa piena libertà. Peccato? Via. Perché Gesù ha detto: io ho pagato, perché su di me ho preso il tuo peccato, su di me ho preso il tuo dolore, la tua sofferenza. E ti ho reso libero. Questo cartello dice: con Gesù puoi essere come? Amato, guarito e liberato. Gesù ti ama, Gesù ti libera, Gesù ti guarisce. È quello che è successo nella nostra vita. Amen. Io ricordo la testimonianza di un uomo che all'età di 16 anni ha commesso un grave omicidio, gravissimo omicidio, uccidendo due persone. E per questo questo ragazzo, allora era semplicemente un ragazzo, ha avuto due ergastoli. E dopo 30 anni di carcere, tra buona condotta e tutto quello che ha potuto godere della sua vita nel momento in cui era in carcere, all'età di 46 anni, quest'uomo è uscito dal carcere e pensava che il giorno che sarebbe uscito dal carcere avrebbe trovato la sua piena libertà, perché la sua vita per 35 anni era chiusa in quella prigione, e quella prigione era la sua casa, era la sua vera identità, era tutto quello che lui aveva, la sua prigione, 30 anni di prigione, 35 anni di prigione. È uscito di lì che aveva 40 anni ed è entrato quando ne aveva 16. Tutto quello che lui ha vissuto era la sua prigione. Quando lui è uscito e qualcuno gli ha spiegato cos'era la libertà, lui ha detto: io quando uscirò, io voglio questa libertà. Quest'uomo è uscito dopo 35 anni e quando si è trovato in un mondo tutto diverso da quello che gli avevano spiegato, tutto diverso da quello che lui ricordava, lui si è sentito prigioniero nel mondo. Sapete cosa ha fatto? Dopo qualche giorno ha commesso un reato per ritornare in prigione.
perché lui diceva la mia libertà è lì in prigione, perché lui si era identificato in quella libertà e di quella libertà ne aveva fatta la sua vita. Quando lui è uscito ha visto che il mondo non era adeguato a lui e che lui era troppo abituato a quel tipo di vita. Ma questo è quello che io ho vissuto nella mia vita. Io non sono andato in un carcere, non mi hanno mai arrestato, non ho mai commesso un reato, ma io mi sono accorto di essere prigioniero a 24 anni. Io ho vissuto per 24 anni prigioniero del peccato, della menzogna e di tutto quello che ci lega ancora e vuole legarci. Ma ho fatto la mia scelta. Io ho cercato il Signore. Io ho cercato colui che mi ha rotto le catene, colui che ha spezzato le catene e mi ha reso libero e mi ha detto: figlio, vai, io ti libero. E la mia libertà, tu capirai che la mia libertà è una libertà eterna. Qualsiasi cosa possa accadere, qualsiasi cosa avviene, io sono libero. Io sono libero in Cristo, perché Gesù mi ha liberato attraverso il suo sacrificio. Amen. Vogliamo godere di questa libertà, camminare in questa libertà, riconoscere che abbiamo bisogno di questa libertà. E noi vogliamo raccontare, noi vogliamo testimoniare di questa libertà, perché la gente non ha tutta questa libertà. La gente pensa che la libertà, sa cosa sono? Quando cercano la libertà è dove c'è la guerra, la libertà è dove c'è fame, perché se non c'è guerra, se non c'è fame, se non c'è questo, se non c'è quell'altro, credo che loro vivranno una vita migliore. Hanno cercato attraverso tanti metodi, tante cose, di poter migliorare la vita delle persone, e questo vogliamo dire che è buono. Ma sono liberi? Guerre? Basta, finite? Non ce ne sono più? No, ci sono ancora guerre. Fame? Finita la fame? Non c'è più fame nel mondo? In Italia, 800.000 persone in un anno stanno soffrendo la fame. Sono entrati nella povertà. Dal ceto medio di poter riuscire a fine mese non riescono più a vivere. È finito tutto questo? Hanno trovato la libertà? Anche se trovassero tutto questo, anche se le guerre finissero, se la fame nel mondo non ci fosse più, se la pace era per tutto il mondo, non hanno trovato comunque la vera libertà, perché non è quella libertà, non è quella la libertà di cui noi abbiamo bisogno. La nostra libertà è conoscere Gesù, la nostra libertà è conoscere Cristo. E quando noi conosciamo Gesù, quando noi viviamo questa relazione, quando noi entriamo in questa relazione, allora noi riusciamo a comprendere che cosa significa la parola di Dio quando dice: il Figlio vi libererà. Se il Figlio vi libera, voi siete veramente liberi. Non sarete. Non dice sarete. No, voi siete. Perché non è un cammino che tu devi fare per entrare nella libertà. No, tu rimani libero da allora, da quel momento che tu ricevi Gesù. Allora se tu entri in Cristo, Cristo ti libera in quel momento. Ogni condanna, ogni peccato ti è lavato. Gesù ha detto questo. Io credo. Ogni peccato ci è stato rimesso. Ed è bello quando leggiamo nella parola di Dio e dice la parola, dice: non sono più io che vivo. Paolo diceva: ora è Cristo che vive in me, e Cristo vive in me, e Cristo è la mia speranza. Non ho altro, non ho bisogno di niente, io ho tutto. Eppure io credo che Paolo, l'apostolo Paolo, poteva dire che ha passato momenti difficili, momenti bui, momenti tremendi, addirittura si pensa che sia anche morto e risuscitato. Eppure Paolo diceva di avere tutto, anche nelle battiture, anche nei momenti dove veniva perseguitato. Paolo diceva: io ho tutto, non mi manca niente.
perché sono libero in Cristo. È questo quello che l'essere umano ha bisogno. Questo è quello che noi tutti abbiamo sperimentato. E spero chi ci sta ascoltando possa comprendere, possa Dio questo momento parlare al suo cuore, al tuo cuore che ci stai ascoltando. Non stiamo offrendo niente, non stiamo chiedendo nulla, ma Dio sì, ti sta chiedendo qualcosa. Dio ti sta chiedendo e vuole il tuo cuore, vuole la tua vita, così come ho fatto anch'io, come abbiamo fatto noi. Noi abbiamo dato la nostra vita a Gesù. Noi abbiamo dato la nostra vita per essere persone libere. Voglio leggere qualcosa dalla parola di Dio, perché noi possiamo comprendere meglio questa piena libertà. Chi ci può liberare? A chi è stato dato il potere di poter liberarci? A chi? Ad un uomo? Alla storia? Alla filosofia? Ad un governo? Come ho appena detto prima, questo non è stato possibile, ma la parola di Dio dice in Luca 4,18 e dice: lo Spirito del Signore è sopra di me. Qui chi sta parlando? È Gesù. E Gesù dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e a chi e ai ciechi il recupero della vista e rimettere cosa? In libertà. In libertà gli oppressi. Gesù è l'unico a cui è stato dato questo compito e credetemi, lo sa fare molto bene. Gesù lo sa fare veramente bene, ottimamente bene. È un grande Dio, è un grande amico. Se lui ha deciso di amarti, e lui ha deciso di amarti, credimi, lui lo farà pienamente, pienamente. E del suo amore, la cosa bella, sai qual è? Che non ne puoi più fare a meno. Lui ti mancherà. Quando succede questo nella tua vita, tu hai sperimentato l'amore di Dio, l'amore che libera, l'amore che viene, cambia e trasforma la nostra vita. Amen. Quanti possono dire amen? Vero, è quello che è successo. È quello che è successo nella nostra vita, perché Gesù ci ha cambiato, Gesù ci ha stravolti. Non siamo più noi che viviamo, ma lo Spirito di Dio che vive in noi. E dice la parola che lo Spirito di Dio che è in noi grida: Abba! Abba! Padre, lo Spirito di Dio che è Cristo Gesù in noi grida ogni giorno: Abba Padre, Abba Padre, l'amore di Dio è nelle nostre vite. Dunque Gesù è colui che ci può liberare, di sicuro in questo versetto che abbiamo letto e che leggiamo, non c'è incertezza ma una piena fiducia in Lui. In Giovanni 8,36, come quello lo stesso passaggio che abbiamo vi ho detto prima, dice: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Non c'è incertezza, qui c'è una certezza vera al 100%. Gesù ha l'unzione per liberare. Gesù è colui che è venuto per liberarci. Gesù ci ha dato la libertà. E dice: è attraverso questa libertà, attraverso la fede che c'è in noi, attraverso la conoscenza della sua parola, noi prenderemo appieno che cosa significa la libertà. E il verso di Giovanni 8,32 dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù è la via, la verità e la vita. E c'è solo un metodo, c'è solo un sistema, c'è solo un modo per arrivare a Gesù, a Dio, attraverso Gesù. Perché Gesù ha detto:
questo. Io credo in questo, ho sperimentato questo e oggi sono qui a testimoniare di questo, che Gesù è l'unico. Gesù è l'unica via, l'unica risposta alla nostra vita per avere una vita piena e libera in Cristo Gesù. Galati 5, verso 1 dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Siete dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù e del peccato. No, 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 no. Quando Satana viene e mormora e bio, 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 bio nel tuo orecchio, tu gli dici no, 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 no. Caro, no, 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 no. È scritto. È scritto. Io sono libero. Non c'è più condanna per coloro che amano Dio. Questo lo ha fatto Gesù. Non abbiamo dovuto fare niente, non abbiamo dovuto pagare, ma abbiamo ricevuto gratuitamente, come è scritto nella parola, e gratuitamente noi possiamo dare. Ma la parola ci dice anche, perché noi potessimo avere tutta questa libertà e perché noi potessimo avere una vittoria piena sul gioco del nemico, va bene? Qualcuno ha dovuto pagare. Immagina, pensa un attimino. Dio ha pensato che l'uomo non potesse fare niente con le sue forze e non c'è niente che noi possiamo fare. Ma Dio ha pensato, ha detto, se io do a loro il mio potere, loro potranno vincere. E io avrò un popolo, avrò dei figli che sapranno combattere e rimanere liberi. Ma per fare questo ha dovuto offrire il meglio, ha dovuto offrire il fiore, dice, della sua casa. E in Ebrei 2, 14, 15 è scritto, poiché dunque i figli hanno in comunione il sangue carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Cioè lui è morto per darci potere sulla morte. Gesù, che è in assoluto il potere sulla morte, ha dato a noi la forza, ha dato a noi la possibilità di vincere il peccato e di vincere Satana e la morte. La parola dice: dov'è il tuo gioco? Dov'è il tuo dardo? Dov'è Satana? Dov'è? Dov'è? Non c'è dardo, non c'è freccia, non c'è niente che possa più colpirci, perché noi ci siamo rivestiti della piena e completa armatura di Cristo e noi affrontiamo ogni giorno e camminiamo da uomini liberi, sapendo chi siamo e cosa possiamo in Cristo Gesù, e noi usiamo le nostre armi. Noi usiamo il nome di Gesù. Amen? È l'arma più potente e più gloriosa del mondo. Quanti lo capiscono? Quanti lo comprendono? Questa libertà ci è stata data a caro prezzo e non per fare quello che vogliamo, ma per fare ciò che è gradito a Dio. E qual è la cosa più gradita a Dio? La domanda, ma so che voi la conoscete benissimo, la leggiamo, cioè ci facciamo aiutare dalla parola di Dio. In Galati 5,13 dice: perché fratelli voi siete stati chiamati a libertà. Amen? Siamo stati chiamati ad essere liberi. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore. Ecco cos'è gradito a Dio. Ecco il gradimento, perché attraverso la nostra libertà e attraverso l'amore che è di Cristo Gesù in noi, noi possiamo amarci gli uni e gli altri. E allora questo ci porta alla libertà. La libertà ci porta l'amore di Dio nella nostra vita. E quando l'amore di Dio viene nella nostra vita, quello che noi possiamo fare è semplicemente amare Dio e il nostro prossimo. Allora tu sei libero. Sì, allora tu sei libero,
se tu odi il fratello, se tu odi la tua sorella, se tu odi il tuo simile, allora io credo che tu non sei un uomo o una donna libera. Tu hai bisogno ancora di comprendere la pienezza della libertà, perché la libertà ti porta all'amore per Dio e dall'amore di Dio ti porta all'amore per gli altri. È una cosa automatica. Non possiamo farne a meno. Non possiamo farne a meno. Se c'è un modo per dimostrare quanto Dio ci ama e quanto amiamo Dio e amarci gli uni e gli altri, allora noi viviamo da uomini e donne libere. Cristo ha iniziato quest'opera e noi la vediamo attraverso questo nostro vivere tutti i giorni. Questa è la verità. Questo è quello che Dio è gradito a Dio. Che noi dimostriamo l'amore di Gesù Cristo nella nostra vita amando il nostro prossimo. E noi siamo qui questa sera, in una piazza, gridando, annunciando l'amore di Dio. L'amore di Dio, l'amore che Dio ha per ogni persona, non solo per noi che abbiamo scelto, ma per tutti coloro che ancora devono scegliere e vivono semplicemente ancora in uno stato di grande confusione, in uno stato dove ci sono persone che soffrono, persone che ogni giorno la loro vita è in pericolo, la loro vita è senza senso, si sono arrese a se stesse. Sapete perché? Perché tutto quello che c'è nel mondo ha colpito la vita di queste persone e io credo non sono il solo. Voglio leggervi questo, perché quando ho ricevuto questo messaggio, prima ho visto questa situazione nel mondo, e questa situazione del mondo non è oggi. Io non vi sto parlando di quello che vi sto dicendo adesso, non è oggi, ma è una situazione che va da anni, da troppo tempo, e le persone sono ancora in quella situazione. E allora spetta a noi, noi siamo chiamati ad andare ad amare queste persone, a cercare queste persone per poterle portare un messaggio di speranza nella loro vita. E io credo che non sia il solo ad aver ascoltato questo, e non sia il solo ad aver sentito queste cose. Io vedo madri di ragazzi giovani che invece di andare a trovare i loro figli a scuola, oggi vanno a incontrare i loro figli in una cella di galera e si chiedono come è potuto succedere. Credetemi, ho lavorato 2 anni e mezzo nel carcere minorile di Milano e questo io l'ho visto. Famiglie sane, famiglie buone, famiglie con un rispetto che per un momento no della vita di questo ragazzo, loro hanno sbagliato e hanno dovuto pagare. E io voglio farvi vedere il momento del colloquio, lo straccio di questa gente, il dolore che c'era. Loro non sapevano a chi rivolgersi, loro pensavano che gli avvocati potessero, ma la legge è la legge. Cos'è che aveva bisogno questa donna? Questa donna aveva bisogno di una pace interiore, di una sicurezza, di amore. Io vedo madri prendere le loro piccole creature e invece di cantare un canto d'amore, li vedo aprire la finestra della loro casa e buttarli dai piani più alti, perché sono alla disperazione. Questa disperazione, questa malattia ha un nome, ed è un nome che sta distruggendo il mondo oggi come ieri, e penso che sia il male del futuro, e si chiama depressione. Depressione. Queste donne, questi uomini hanno bisogno di Cristo, hanno bisogno dell'amore di Gesù. Io vedo madri che dovrebbero parlare ai propri figli con orgoglio, soffrire e morire dentro, perché non hanno una relazione con i loro figli e i figli non hanno e non vogliono una relazione con i loro genitori. Queste persone
hanno bisogno dell'aiuto. Queste persone hanno bisogno dell'amore di Dio. Io vedo genitori che dovrebbero condividere con i loro figli la loro vita e di quello che c'è di speciale in loro. E invece li vedo disperati che non ce la fanno più. Perché i loro figli non sono secondo quello che si aspettavano. Hanno dato un modello ai loro figli. E il mondo ha dato il modello a questi giovani, a questi ragazzi. E hanno tolto i valori, la dignità. E tutto questo ricade sulla famiglia. Io vedo padri uccidere figli e mogli, e figli uccidere genitori, vero? Ogni giorno in televisione noi sentiamo il femminicidio che c'è in questa nazione. È qualcosa di scandaloso e di pauroso. Queste persone hanno bisogno. Io vedo uomini che dovrebbero essere fieri di essere uomini, mariti e padri, e che invece vivono insoddisfatti della vita, di tutto quello che hanno, e la loro vita diventa una bottiglia, il gioco, e qui c'è in ballo una donna che soffre. Una famiglia si rompe. Questo causa traumi. Questo causa traumi incalcolabili. Allora queste persone hanno bisogno dell'amore di Dio. Io vedo uomini che devono essere un esempio e devono essere educatori della nuova gioventù. Li vedo diventare stupratori, abusatori, finanche infantile, l'abuso infantile. Lo ascolto solo io? Lo vedo solo io? Io credo che noi tutti possiamo dire che questo è la realtà di ogni giorno. Io vedo uomini che hanno grandi possibilità economiche di successo, che hanno tutto, ma si sono lasciati distruggere e hanno distrutto tutto quello che c'è intorno a loro per il denaro e per il successo. Questi uomini di che cosa avevano bisogno? Secondo voi? Avevano bisogno dell'amore di Dio. Avevano il successo, avevano il denaro, avevano tutto, ma erano insoddisfatti. Loro avevano bisogno dell'amore di Dio. Io vedo giovani che dovrebbero gioire dalla vita, e invece li vedo togliersi la vita perché sono stanchi e senza speranza, perché si accorgono che in questo tipo di mondo non c'è speranza. Un ragazzo di 23 anni si è impiccato qualche giorno fa, si è lasciato appeso alla trave della casa e ha lasciato un biglietto dicendo, aveva semplicemente 23 anni, ha detto: io sono stanco della vita, sono stanco di essere preso in giro. 23 anni, aveva bisogno dell'amore di Dio. Io vedo giovani che invece di amarsi ed essere fieri, li vedo iniettarsi nelle vene la morte che il mondo gli offre. Io vedo giovani che dovrebbero divertirsi e gioire della vita, schiantarsi e morire ogni giorno con la propria macchina a 200 km orari, ubriachi, fradici e fatti di ogni cosa che il mondo gli offre. Io vedo ragazze che dovrebbero essere future mamme e donne meravigliose, perdere la propria identità e immagine perché abusate e usate come un oggetto. Io vedo ragazze dare un valore alla propria vita accontentandosi di vendere la propria anima, pure di essere una velina o di far successo in televisione. Io vedo mogli che dovrebbero aspettare i propri mariti con gioia, con la cena pronta e un abbraccio di benvenuto tutti i giorni. E invece li vedo lì sedute su una sedia, piegate su se stesso, piangendo, perché anche oggi il loro marito non è rientrato. E la sofferenza cresce. Il dolore di queste persone sono intorno a noi. Sono libere queste persone? Quale libertà hanno? Di poter parlare? Di poter uscire?
di poter fare qualcosa? È la vera libertà di queste persone? Queste persone hanno bisogno di questa libertà? O hanno bisogno della libertà di Gesù? Che li liberi da questi pesi, che li liberi da queste angosce, da ogni problema, perché questo è quello che Gesù ci ha promesso. Se voi credete in me, io, dice il Signore, cambierò la tua vita. Tu vedrai la mia gloria su di te e non sarai più lo stesso. E chi vi parla? Chi vi parla? All'età di 24 anni aveva deciso di farla finita. Avevo deciso di farla finita con la mia vita. E il giorno in cui ho scelto di farla finita, io ho gridato al cielo. Perché io so che c'è un Dio. Io so che c'è un Signore. Perché questo mi hanno insegnato. Ma era lontano da me. Almeno questo era quello che io pensavo. Dio era lontano da me. Ma non era così. Ero io che ero lontano da Dio. Perché quel giorno, quando io ho gridato a Dio, Dio si è manifestato in tutta la sua potenza, in tutta la sua gloria. Lui mi ha risposto nell'immediato e non ha aspettato giorni e ore, perché non c'erano giorni e ore per poter aspettare. E io sotto quella metropolitana ho detto: adesso, se tu ci sei, togli da me questa amarezza, questa rabbia, questo dolore che avevo nel cuore. Ero stato lasciato. Avevo due piccole bambine. E per me la vita non c'entrava, non valeva niente. Perché tutto il mio mondo era la mia famiglia. Tutto quello che avevo era la mia famiglia. E pensavo che ero ricco di questo. Ed era buono quello che avevo. Era ottimo quello che aveva. Mi faceva vivere. Ma non era quello di cui io avevo bisogno. Sapete, Dio mi ha dato la libertà. Dio mi ha dato, mi ha tolto ogni peso, ogni dolore, ogni amarezza dal mio cuore. Ma Dio non ha fatto solo questo. Dio mi ha dato una moglie, un'altra figlia. Dio mi ha dato di più di quello che avevo. Perché? Perché io ho scelto. Io ho scelto. Io ho detto: Signore, se ci sei, rispondimi. E da quel giorno non c'è stato più un momento, anche se ci sono stati alti e bassi, momenti difficili della mia vita, ma io ho preso la parola di Dio, ho preso la verità e le promesse, e ho detto: Signore, io so che tu sei con me, e se tu sei con me, Signore, chi sarà contro di me, è scritto. Questo è la vera libertà. Gesù è la vera libertà. Noi vogliamo pregare, voglio pregare perché non solo noi come Chiesa possiamo vivere tutti i giorni nella pienezza della libertà in Cristo Gesù, ma che ogni persona che possa aver ascoltato, ogni persona che abbia bisogno, non possa rivolgersi da nessun'altra parte. 2 miliardi di euro all'anno il fatturato dei maghi, 2 miliardi, un punto di PIL in Italia, 2 miliardi di euro all'anno prendono i maghi, i cialtroni, i chiacchieroni, i bugiardi, i falsi, coloro che uccidono invece di dare vita. E Gesù dice oggi: io non ti chiedo niente, io chiedo solo il tuo cuore. Vieni, vieni, vieni. Ricevi gratuitamente, perché Gesù è pronto a darti.